Ciao ragazzi, ben ritrovati. A forza di stare a casa siamo passati dall'inverno alla primavera. E la primavera è una stagione magica. La natura si risveglia, i boschi e i prati si colorano nuovamente di verde, un verde parecchio strong. Questo è il periodo migliore per raccogliere e cucinare un po' di erbe spontanee, per fare quello che gli anglosassoni chiamano foraging. In realtà il foraging è qualcosa di un po' più ampio, consiste nella raccolta e nel consumo di tutto il cibo spontaneo che si trova in natura. Quindi non solo le erbe, ma anche i funghi, i frutti e credo forse anche i molluschi. Comunque ragazzi, alimentarsi con ciò che si trova direttamente in natura è un'esperienza incredibile, un qualcosa che può farvi sentire in intimo contatto con la terra. Sembra di tornare indietro a 50 anni fa, 60 anni fa, 70 anni fa, quando veramente si viveva al ritmo delle stagioni. Tutto questo suscita in me sensazioni molto positive. Ricordo un'uscita fatta lo scorso novembre insieme a Giuseppe. Abbiamo passato la notte nel bosco e nelle vicinanze del nostro campo c'era un castagno. Dopo cena Giuseppe si è messo a frugare per terra tra le foglie con la torcia, ha raccolto due belle manciate di castagne e le ha messe sul fuoco. A me le castagne non piacciono, quindi quando me le ho offerte dapprima ho rifiutato. Poi ho detto vabbè, le hai raccolte, ne assaggio una, ti faccio compagnia. E alla fine ne ho mangiate parecchie, avevano tutto un altro sapore quelle castagne lì, proprio perché raccolte e consumate direttamente sul posto. Io ho la fortuna di abitare in campagna, o meglio in collina. In questo momento i boschi e i prati intorno a casa mia sono ricchissimi di erbe spontanee che possono essere utilizzate in vari modi in cucina. Oggi voglio fare una passeggiata e vedere se riesco a fare una buona raccolta. Almeno tre o quattro tipologie di erbe in modo da poterci fare un pasto completo. Ancora non so di preciso come sarà questo pasto, da quali pietanze sarà composto. Lo decidiamo magari insieme strada facendo in base a quello che troviamo. Prima di andare, ragazzi, piccola precisazione. Io non sono né un botanico né un esperto di erbe spontanee. Ne conosco un po', sono quelle che mi hanno mostrato mio padre o mia nonna quando ero piccolo, quindi le conosco fin da bambino, ormai ce le ho ben stampate nella testa. Quindi con questo video non voglio insegnarvi a riconoscere le piante, per quello forse è meglio frequentare un corso specifico. Quello che voglio fare è lasciarvi uno spunto. C'è del cibo là fuori e la natura ce lo mette a disposizione gratis. Cavalcato la recinzione di casa mia e di qua inizia subito il bosco. Questo posto è come il Jurassic Park, solo che al posto dei dinosauri ci sono i cinghiali. Giorni fa mi sono imbattuto in due mamme con 10 cuccioli al seguito. Chi di voi mi segue su Instagram sicuramente avrà visto le storie. Ho fatto per tornare indietro e praticamente ne avevo altri alle spalle, quindi mi sono arrampicato su un albero e li ho filmati col cellulare fino a che non se ne sono andati. Cioè, 40 minuti sull'albero sono rimasto in pratica. Le immancabili motoseghe. Prima di uscire sul prato voglio fermarmi un attimino qui nel bosco per farvi vedere la prima. Cornacchia, la prima delle piante spontanee che ho intenzione di raccogliere oggi. Penso che gli asparagi li conoscete tutti. Con questi ci viene bene la frittata. Mi è sempre piaciuto raccogliere asparagi fin da bambino. Era la scusa buona per infilarsi in mezzo alle fratte, cosiddette fratte. Adesso sono grande, ma come vedete la musica è sempre quella. Aia! Motoseghe sempre a pieno regime. Poi non è una motosega, è un decespugliatore. Un casino uguale. Direi che una frittatina per una persona ci viene. Comunque poi ne raccolgo altri strada facendo. Sono uscito dal bosco, sto percorrendo questa sterrata. Nel frattempo la mia scorta di asparagi continua a crescere. Ho trovato un'altra pianta a me ben nota, è questa qui, la Vitalba. Anche con questa ci viene bene la frittata, ovviamente con il
i germogli e le foglioline. Io penso che la userò, diciamo, come contorno, quindi sbollentata e ripassata in padella. Non ne ho trovata tantissima di Vitalba, quindi integro con qualche foglia di borragine, altra pianta spontanea molto famosa, molto utilizzata. Eccola qui. Dunque, il secondo ce l'ho, perché mi faccio la frittata con gli asparagi. Il contorno anche, vitalbe e foglie di borragine ripassate in padella, direi che ci manca il primo. Ho una mezza idea di dove andare, eh. Non lontano da qui c'è un fontanile, è una zona molto umida. Lì sicuramente troverò dell'ortica. Pensavo fossero foglie, invece sono pesci. Questo fontanile è pieno di vita. Adesso vi faccio vedere. Guardate queste lumachine. Ce ne sono tantissime. Non si capisce se sono vive o morte, però alcune si muovono, quindi sono decisamente vive. Guardate, anche sott'acqua è pieno. Vedete? Ho accantonato per un attimo la ricerca delle erbe e mi sto godendo la pace e la tranquillità di questo posto. Comunque l'ortica non manca, eh. Un'occhiata. Direi che c'è tutto il necessario per il mio risotto alle ortiche. Adesso ne raccogliamo un po' e poi facciamo ritorno verso casa e ci andiamo a mettere in cucina. Ok ragazzi, è tutto pronto, non ci rimane che assaggiare. Voi intanto andate a mettere un like a questo video, perché sicuramente i contenuti saranno stati di vostro gradimento. Frittata, salsiccia, asparagi e cipolla. Potentissima. Vitalbe e borragine insieme.
un sapore dolciastro. Ragazzi, grazie per essere stati con me. Ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella. Io adesso mi finisco la cena, voi state bene e ci vediamo ad un prossimo video.